Zolfara, regia di Giuseppe Ferrara, 1962. Praticamente io ricostruisco con la fiction delle storie drammatiche che hanno una loro drammaturgia, mentre nel Minatore di Zolfara io rappresento una condizione sociale, un documentario, nel senso che quello che si vede e si sente è veramente ripreso dalla realtà. Vuol dire riprendere la realtà così come. I minatori ammattati a gesso. Zolfara Rebonella, 3 morti. Zolfara Tomminelli, 23 feriti. Zolfara Trabia Tallarita, 8 morti, 10 feriti. Zolfara Gessolungo, 8 morti, 64 feriti. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna. Meno in fischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di Zolfara. Sono uno della sciagura della Gessolungo. Sono stato uno dei più feriti. Non ricordo altro perché prima dello scoppio ricordo che alle 7 eravamo nella galleria del 7° livello. È scoppiato e poi non ricordo altro. E insomma, chi arrivava morto fuori, chi arrivava ferito. Cieco. Io mi trovavo a 4 livello. Mentre che attaccavamo queste asini, intervisto ho visto una grande ventoleata forte, che tanto si è visto volare pure l'asino con tutte le vagoncine attaccate che avevo, no? Mentre che mi trovavo io con mio fratello vicino. Allora subito ci siamo messi in riparo, la ventoleata passava avanti. Manco passano così 10 minuti, ho visto arrivare da tanta gente che piangevano, che bruciate, che erano lacrimando, tutti imbrolazzati, tutti incinerati di polvere. E mio marito ancora non veniva, allora è venuto un amico, signora sta tranquilla, suo marito deve venire, ma io non mi devo venire a nessuno. Scendo un'altra volta a quarto livello e vado giù, a fondo della miniera. A fondo della miniera, vado giù. Thank you.
che non c'era uomo o donna che non poteva piangere. Bambini che chi più e in meno ne aveva tre, chi quattro, giustamente siamo tutte dalla famiglia quasi numerose. In Sicilia possiamo dire che abbiamo tutte famiglie numerose. Conclusione, ci sono state delle autorità che poi si sono interessate. Però queste cose si fanno soltanto allora quando si è perso, come si vuol dire, la persona più cara. Da un minuto all'altro rischia sempre la vita. Si parla che io faccio 6 giorni alla settimana e guadagno 9.000 lire, 10.000 lire alla settimana. Ah, a casa mia siamo 12. Non potevo vivere. E tutto è questo, nella vita dei minatori, è tutto sacrificato. Che non siamo valutati, che se vorremmo valutati, o dei governi o degli industriali, perché gli industriali sempre cercano di spruppare alla unità massimamente qui a Caccanissetto, meglio dire in Sicilia, che non siamo rispettati come deve essere rispettati. Che si formano rispettati bene, magari ci dice, vado a morire, pazienza. Ma anche c'è questa sfortuna nelle miniere, che oltre al pericolo c'è la questione salario. E la questione salario si fa sempre venendo meno alla retribuzione di quelle che sono le 35-40 mila lire, ancora deve guadagnare in meno a questo. Perché prima di ottenere il salario deve fare almeno le sue 15 giorni di sciopero, 10 giorni di sciopero, 5 giorni di sciopero, a seconda dei mesi. Perché così si lavora in miniera praticamente. Non si lavora al mese sicuro. Io, dopo 48 anni di lavoro in miniera sotto le vigne della terra, oggi sono arrivato con una misera pensione. Ma c'è una pensione con 4 in famiglia che guadagno 21.300 lire al mese. Quindi come posso fare a vivere con questa miseria? Sciopero che è andato bene, a 61, nel marzo 61. Mi ricordo che c'è stato uno sciopero per la classe operaia molto bene. Mi ricordo. Perché abbiamo fatto, si può dire quasi, un duello con l'amministrazione. E in fin dei conti abbiamo riuscito noi altri. Avere qualche piccolezza, no? Otto sono i minatori,
ammazzati a gesso lungo, ora piangono i signori e gli portano dei fiori. Hanno fatto in paradiso un corteo lungo lungo, da quel trono dove ha assiso Gesù Cristo gli ha sorriso. Spara prima la mina, mentora si guadagna, me ne infischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di zolfara. Hanno fatto un gran corteo con i quattro evangelisti, tutti quanti li hanno visti, con San Marco e San Matteo, con San Luca e San Giovanni e i compagni che da prima la spara prima la mina, mentora si guadagna, me ne infischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di solfara. Dopo la dimostrazione Gesù Cristo li ha chiamati. Solfara Trebonella, tre morti. Solfara Tumminelli, 23 feriti. Solfara Trabia Tallarita, 8 morti, 10 feriti. Solfara Gessolungo, 8 morti, 64 feriti. Gesù Cristo li ha chiamati con la sua benedizione. Li ha raccolti tra i beati, poi levando poco poco la sua mano giustiziera, con un fulmine di fuoco la miniera. Io penso che siano film neorealisti, anche perché io sono forse l'unico che non si vergogna di dire di essere un neorealista, perché poi c'è stato un discorso sul neorealismo di tipo politico e di tipo estetico, per il quale è una cosa vecchia, ma è viva che sia vecchio.